Con la stagione estiva alle porte, il turismo torna ad essere cruciale, forse assente dalle agende politiche. Questo aspetto economico di fondamentale importanza sta avendo oggi una ripresa dopo lunghi e difficili anni di buio causati dalla pandemia prima e dalla crisi economica poi. Ormai ci siamo, l'estate è alle porte. Cosa ci si aspetta da quest'estate 2024? Ci si aspetta, credo, mi sento di dire, soprattutto un importante rilancio dopo anni particolarmente difficili. Sicuramente abbiamo attraversato degli anni difficilissimi, nessuno si aspettava il Covid, non si conosceva, quindi abbiamo sofferto tutti, diciamo. Fortunatamente diciamo che le aziende storiche hanno avuto la forza di sostenersi in questo periodo particolare. Oggi che cosa si aspetta? Oggi si aspetta un rilancio di tutte le imprese, del territorio. C'è da dire una cosa, il nostro territorio è vocato con due cose. Non è a caso che dopo 7 mesi il ministro Lollobrigida dell'Agricoltura sia di nuovo nel nostro territorio. È un fatto importante, secondo me, una persona con cui si può dialogare, si è sensibile ai problemi, anche la presenza del viceministro Edmondo Cirillo, dopo 7 mesi sta di nuovo sul territorio. Io credo che non ce ne dobbiamo dire di tante. Il nostro territorio è vocato su due cose, agricoltura e turismo. L'agricoltura, ci sono aziende leader importanti che abbiamo dato veramente una svolta sul territorio. Ahimè, dobbiamo ancora migliorare un pochettino il turismo, sburocratizzare un pochettino tutto il sistema, dare spazio ai imprenditori di investire, riqualificazione della fascia litorale. Dobbiamo creare servizi anche in prossimità dell'apertura dell'aeroporto, voglio dire. Apriamo l'aeroporto, non abbiamo i servizi che funzionano intorno, a me potrebbe essere non una buona prospettiva di futuro. Quindi intorno all'aeroporto, ma dobbiamo essere pronti con il governo, con chi ci deve aiutare in questo percorso, a creare anche le infrastrutture. Quindi questa è una cosa importante. Io credo che il nostro territorio è questo, non ce ne possiamo inventare di altri, li dobbiamo migliorare.